Buonasera a tutti, bentornati al TG11. Dalla provincia di Monza e della Brianza si è tenuto all'Imbiate il primo degli incontri programmati dalla provincia con i 55 comuni della Brianza per individuare le aree agricole strategiche da inserire nel piano territoriale di coordinamento provinciale. La prima convocazione è destinata ai 12 comuni dell'area ovest, ossia Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Sevedo, Limbiate, Meda, Misinto, Seveso e Varedo. Ha consentito alla provincia di illustrare alle amministrazioni la proposta elaborata che accoglie in toto le segnalazioni proposte dai comuni ed estende gli ambiti agricoli targati Monza e Brianza anche ai parchi locali di interesse sovracomunale e dalle aree aperte caratterizzate dall'uso agricolo non individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Mentre gli uffici tecnici della provincia attendono per i prossimi giorni eventuali precisazioni che i comuni vorranno formalizzare, sono già stati fissati in agenda i prossimi incontri. 21 marzo a Monza per i 26 comuni dell'area centrale e 30 marzo ad Agrate per i 17 comuni dell'area est, al fine di presentare la proposta integrale durante la conferenza di tutti i sindaci prevista per il mese di aprile. Dalla provincia di Monza e della Brianza. Il presidente della provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi, il vicepresidente e la giunta provinciale, oltre all'intero consiglio provinciale, partecipano al cordoglio per la scomparsa di Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo e titolare dell'azienda FLU, stroncato ieri sera da un malore, dichiara il presidente Dario Allevi. L'amministrazione provinciale si stringe attorno ai familiari di Rosario Messina e a quanti hanno condiviso con lui la grande passione per il lavoro nel campo del legno e dell'arredo, da sempre il fiore all'occhiello della Brianza produttiva. Oggi ci ha lasciato un protagonista assoluto dello storico saper fare della Brianza, un imprenditore che ha contribuito ad esportare oltre confine il marchio della nostra terra e delle sue eccellenze. Un uomo lungimirante che, nonostante il difficile momento economico, stava guidando le aziende del settore oltre la crisi con capacità ed entusiasmo, mantenendo la leadership indiscussa nel comparto. Allevi, che domani sarà presente al funerale, ricorderà l'amico Rosario Messina durante l'odierna seduta del Consiglio provinciale. Dal Comune di Monza. Il 12 e il 13 marzo, presso la palestra Ronin via Savonarola, è in programma una 2 giorni di allenamenti, incontri, tornei dal titolo Il Judo adattato e integrazione. Un evento che vede coinvolti, oltre al Comune di Monza, anche l'Associazione Italiana Sport Educazione. Durante l'incontro si farà il punto della situazione europea del Judo adattato, disciplina sportiva per le persone disabili mentali, che mira a favorirne l'integrazione e l'accettazione. L'avvenimento vedrà coinvolti esperti stranieri del settore, oltre al fisiatra Marilena Pedrinazzi di Milano e dello psichiatra Gian Michele Fontana di Catania, dai quali ci attendiamo un autorevole contributo per la formazione degli operatori. L'8 maggio allo Urban Center si terrà invece una conferenza durante la quale i dirigenti delle federazioni sportive inglese, olandese, belga e francese faranno il punto sulle rispettive situazioni nazionali. L'obiettivo è quello di prendere accordi per scambi di attività e di aggiornamento professionale. L'Associazione Italiana Sport Educazione è riconosciuta dal Ministero da Sociale ed è nata da un gruppo di judo. Le parole chiave sono educazione, cultura e sport. Attualmente le manifestazioni hanno per tema il judo adattato ai disabili mentali che mira a favorirne l'integrazione e l'accettazione, i tornei studenteschi, esperienza di competizione non selettiva, donna e sport per introdurre la donna nello sport come dirigente o operatrice, collaborazione estiva con centri universitari, attività congressuali con esperti stranieri per la definizione comune dello sport educazione e pubblicazione di materiali inerenti agli scopi statutari. Dalla Zero Confini ONLUS. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il prossimo evento dell'Associazione Zero Confini ONLUS si terrà presso le scuderie di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore. In programma lunedì 21 marzo alle 20:30. L'ingresso è libero. Si
si terranno letture di Luigi De Maio e Alessandro Baito al violoncello Vanessa Petrò. Filmato interviste della poetessa Alda Merini a cura di Donatella Baglivo. Dal comune di Lentate sul Seveso. Domani pomeriggio in biblioteca a partire dalle 15:30 si terrà l'iniziativa Allegria di Carnevale. Divertenti letture a più voci a cura di un gruppo di cittadini lentatesi. A seguire merenda gentilmente offerta da McDonald's. Ingresso gratuito sin esaurimento posti. I bambini sono invitati a partecipare in maschera. Dall'associazione etnica, sabato 12 marzo alle 21, si terrà un concerto a ballo dei Damatrà ad Osnago presso lo spazio opera Fabrizio De André durante la festa di Carnevale con ballo in maschera sul tema I colori del folk. Per stasera è tutto, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.